tutte, benvenute in questo nuovo tutorial. Allora, ho deciso di fare un piccolo progettino utile e simpatico e appunto avevo il dubbio se chiamarlo porco spillo o punto spillo. Comunque, in teoria dovrebbe assomigliare a un porco spino e insomma, essere utile con i nostri spilli. Io ne ho messi pochi perché ne ho trovati pochi. Generalmente non li uso questi qua con la testa colorata e in questo caso però mi servivano perché devono essere parecchi, perché si devono vedere per fare un po' di figura, no? È un progettino semplice. In amigurumi e gli aumenti ve lo dico già all'inizio non saranno regolari e neanche le diminuzioni della fine perché all'inizio abbiamo questo naso a punta che ci porta a fare un lavoro un po' diverso dal solito, però fattibile. Però è tutto spiegato passo a passo. Poi ho incollato due perle per gli occhi e l'ho imbottito con l'imbottitura e niente, questo è il risultato del mio lavoro. Ne avevo già fatto uno molti anni fa, all'inizio che facevo l'uncinetto, però era un po' più bruttino e non ve lo faccio neanche vedere perché è veramente osceno. Comunque questo può piacere, può non piacere, andrà a gusti. È una cosa simpatica e sapete che sul mio canale io spazio molto e quindi faccio sia cose veloci che progetti anche abbastanza tortuosi e lunghi. Comunque, detto ciò, ho usato un cotone da lavorare con l'uncinetto 2,5 perché così è bello compatto e niente, ci va un'oretta e mezza di lavoro e poi esce il vostro porco spillo. Quindi vi lascio al tutorial e ci vediamo alla prossima. Ciao. Allora, iniziamo il nostro punta spino o porco spillo. mi fanno ridere i nomi. Iniziamo col cerchio magico e lavoriamo dentro al cerchio. Allora, una catenella, quindi, e poi 4 punti bassi. 1 2 3 e 4. Poi chiudiamo il cerchiolino piccolo. E facciamo un giro facendo un aumento, se riesco a puntare l'uncinetto, nel primo punto basso, perché tanto lavoriamo a spirale. Ok, allora nel primo punto basso facciamo già subito un aumento. Quindi facciamo 2 punti bassi nello stesso punto. Poi proseguiamo e facciamo un punto basso, un altro punto basso.
e un altro ancora, quindi 3 punti bassi di seguito, perché deve venire comunque la punta del muso, quindi e proseguite con un quarto punto basso. Di sé, cioè praticamente andate sempre di seguito così. Poi in totale abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 punti bassi contandoli così. Poi fate un altro punto basso. Ok. E vi segnate con il contagiri, il segnagiri, così, che questo è il primo punto del giro che sta iniziando. E in questo giro abbiamo fatto un punto, poi facciamo un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, un punto basso di seguito, un aumento, un punto basso di seguito e un aumento, così vedete che il lavoro aumenta poco per volta. Poi togliete il segnagiri, rifate il primo punto e lavoriamo questo giro senza aumenti, quindi facciamo tutto il giro a punti bassi e fino ad arrivare al nostro segnagiro. Perché così dà un senso di il lavoro proprio si allarga poco per volta. In totale abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punti bassi. Poi togliete. Fate il primo punto e dovete aumentare in questo giro di 2 punti. Come vedete, in questo lavoro gli aumenti non sono in sequenza come potrebbe essere per qualsiasi altra lavorazione in tondo a spirale. Quindi fate il secondo punto basso, nel terzo facciamo un aumento, poi facciamo 1, 2, 3, 4, e nel punto, ultimo punto del giro, facciamo un altro aumento. Quindi se voi andate a contare, abbiamo 10 punti bassi. Quindi 1, mettiamoli così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Il decimo è questo qua col segnagiri.
Adesso togliete appunto il segnagiri. Andiamo a fare un giro senza aumenti. Quindi facciamo il nostro punto e mettiamo il segnagiro. Rimettete appunto lì. Poi proseguiamo e facciamo altri 9 punti bassi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ok, così. Intanto poi quando lo riempiamo con il cotone lui si allarga un pochettino. Poi adesso togliete il segnagiro. Intanto prima mi voglio togliere questo filo centrale e lo caccio dentro, intanto riempie anche un po' così lì. Yes, così. Adesso faccio il primo punto. E metto di nuovo il segnagiro e poi aumento, faccio 3 aumenti, quindi fatto il primo punto basso, poi faccio un altro punto basso, un altro punto basso, nel quarto punto basso faccio l'aumento 1 e 2, poi 1, 2, 3, faccio l'aumento nel terzo punto e poi conto 1, 2, e nell'ultimo punto basso del giro faccio di nuovo un aumento. Ok, adesso possiamo aumentare in sequenza. Quindi facciamo di nuovo degli aumenti nel prossimo giro. Non in sequenza perché mi sono sbagliata. Comunque rifacciamo ogni 3 punti, quindi 1, rimettiamo il 2 e 3. E aumento. Poi 1, 2, 3, aumento. Uno, due,
3 e 4 e aumento. Vedete che gli aumenti sono irregolari perché per fare appunto diciamo il musetto un po' a punta ho dovuto fare inventarmi qualcosa. Allora, non succede niente se gli aumenti non sono regolari. L'importante è che il lavoro, quando è terminato, sia quello che vi aspettavate. Allora, adesso togliete il segnagiro, fate un punto e aumentiamo di nuovo. Quindi 1, 2, 3 e aumento. Uno, due, tre e aumento. Uno, due, tre, aumento. Uno, due, tre e aumento. E vedete che adesso abbiamo un numero. Abbiamo 3 punti bassi e un aumento. Adesso togliete il segnagiro e facciamo un giro senza aumentare per vedere se viene cosa sta venendo fuori di larghezza. Quindi un giro senza aumentare. Ok, fatto il giro senza aumentare, andiamo a contare i punti e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Scusate, 20, perché mi sono dimenticata un punto. Allora, sono 20 punti bassi. Ok. Siamo qua. Abbiamo 20 punti bassi. Ricontiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 punti bassi. Ok, adesso togliamo il segnagiro e aumentiamo ancora e fate 4 punti e un aumento. Ok, dopo 4 punti e un aumento abbiamo 24 punti. Adesso andiamo a fare un giro senza aumenti. Quindi togliete il vostro segnagiro. Facciamo un punto. Mettete il segnagiro
e fate un giro senza aumenti. Allora, alla fine dei 5 punti e un aumento avrete 28 punti. Adesso andiamo di nuovo a aumentare e quindi farete 6 punti e un aumento per tutto il giro. Ok, finito il giro, ci rivediamo. Alla fine del giro di 6 punti e un aumento abbiamo 32 punti. Adesso iniziamo giri di cioè senza aumentare. Quindi elevate il vostro segna punti, segna giri, scusate, fate il primo punto, lo reinserite e dovrete reinserirlo a ogni fine giro, perché così sapete quando finisce il giro. Io vado a fare tutti i giri, che servono e poi vi dirò quanti ne ho fatti. Quindi senza aumentare. E quindi avremo sempre 32 punti per fare appunto la pancia e la schiena del nostro amico. Allora, io ho terminato i giri senza aumenti e ne ho fatti 10. Quindi 10 giri senza aumentare e ho questa forma così. Adesso levo di nuovo il segnagiri, faccio il primo punto e rimetto il segnagiri e adesso facciamo 4 diminuzioni in questo giro, quindi fatto un punto basso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poi facciamo una diminuzione così e in totale ne fate altre 3, più o meno dopo 7-8 punti bassi. Ok, allora dopo le 4 diminuzioni facciamo un giro senza diminuzioni. Quindi rifate il primo punto basso e fate tutto il giro. Ok, poi facciamo di nuovo un giro con 4 diminuzioni. In totale, quindi un punto, 2, 3, 4 e una diminuzione. In totale, comunque che siano 4 diminuzioni. Ok, poi continuiamo a diminuire e diminuite ogni 2 punti bassi, quindi fate 1, 2, 1 diminuzione e andate fino alla fine del giro facendo così. Ok. Vedete che si sta restringendo molto velocemente, ma perché il sederino del nostro porco spillo è dietro deve essere un sedere un po' piatto. Quindi adesso fate una diminuzione sempre ogni 2 punti. 2. C'è anche Birillo, se casomai. E fate per tutto il giro. Ok, adesso, prima che il buco diventi troppo stretto, bisogna riempire il nostro
personaggio con il cotone. Quindi adesso andiamo a mettere giù questo primo cotone. Ok. Quindi lo riempite bene bene bene. Allora io finisco di riempirlo e poi procediamo con la chiusura. Allora io l'ho riempito e quindi abbiamo questa forma. Sembra un siluro. Non sei un porco spino. Comunque, adesso ho levato anche il segnagiri perché dovete diminuire un punto sì e uno no. Quindi procediamo così. Un punto di diminuzione e un punto normale. Uno diminuite uno normale. E vedete che si restringerà tutto e poi gli diamo solo 2 punti. Ok, adesso vedete che è tutto chiuso e possiamo andare a tagliare il filo. Allora, quando avete tagliato il filo, lo andate a nascondere. E lo fate passare un po' in qua, un po' in là, così. Yes. E poi potete tranquillamente tagliare. Poi andate a cercare 2 occhi, quindi da mettere qua, così, e il naso. Li vado a cercare anche io e cucio gli occhi e metto il naso, poi vi faccio vedere. Allora, il porco spillo è finito. Allora, io ho incollato 2 perle per gli occhi e in questo momento non ho niente a portata di mano da mettere il naso, ma sicuramente gli metterò qualcosa. E poi ho messo tutti appunto gli spilli e vedete che assomiglia molto a un porco spino. E il mio dubbio appunto era se porco spillo o punto spino, non so bene. Comunque, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. È una cosa carina e veloce da fare. È utile anche per chi usa gli spilli, quindi vi do appuntamento a un altro prossimo video e che continuate a seguirmi su Facebook, sul gruppo Creatività e Compagnia e sulla mia pagina di cui vi lascio i link e naturalmente iscrivetevi al mio canale e seguitemi. Ciao!